Signori, Genshin Impact ha droppato una bomba incredibile. È uscito ora un nuovo parla con gli sviluppatori per la 5.0. Ci stanno delle novità incredibili, ma andiamo subito a guardarle insieme. Ce lo droppano già così un disponibile il mondo di livello 9 e... boh, funzione di tracciamento non me ne frega niente, però livello 9 del mondo, una roba incredibile, un aumento di loot, di drop dai boss, eccetera, che rivoluzionerà sicuramente come farmiamo i personaggi. Qua appunto ci teasano un pochino, a partire dalla versione 5.0 sarà disponibile il livello del mondo 9. Inoltre il team di sviluppatori ha preparato nuove funzioni come il tracciamento delle specialità locali e gli avvisi sulla lunghezza delle missioni. Cose un pochino che secondo me sono da seconda pagina, diciamo, non da primissima pagina. Penso che il livello 9 del mondo prenda l'importanza di tutto il resto, sinceramente. Dopodiché, neanche evidenziato, apportate anche delle ottimizzazioni alla serenteiera e al sistema di cibo. Quindi, ovviamente, andiamo a dare un'occhiata. Il livello del mondo 9 è disponibile e il tasso d'ottenimento degli oggetti di alcuni nemici è stato ottimizzato. Quindi, appunto, dal grado avventura 58 potremmo scendere al mondo di livello 9. Purtroppo non vanno ad aumentare quello che è l'adventurer rank, quindi non magari un 70, però quello che va a succedere è che ci lasciano al 60, ma hanno messo al 58 quello che è un altro step di mondo. Quando il livello del mondo sale a 9, i livelli dei nemici normali, d'elite e boss nel mondo di gioco, come l'ipostasi di Electro, il coso di Pyro, eccetera, aumenteranno di circa 10, rendendo così i combattimenti più difficili. Molto bene, lo spero, magari Genshin diventerà un gioco difficile. No, non penso. Ma quindi vuol dire che le cose olimpiadi diventeranno ancora più difficili? Non sapete che sono le cose olimpiadi? Vi dico solo che è un torneo di Genshin che facciamo sul canale di Twitch, link in descrizione, dove la chat può mettere alla prova le proprie skill su Genshin. Quindi, se pensi di essere bravo su Genshin, vieni a trovarmi. Ovviamente, una volta sconfitti i nemici, le ricompense ottenute saranno ancora più generose. Per esempio, dopo aver sconfitto un boss nel mondo di livello 9, si otterranno almeno 3 materiali di potenziamento dei personaggi, quindi almeno saranno qualcosa tipo 3-4, come ora 2-3. Molto bene. Inoltre, a partire dalla versione 5.0, il tasso d'ottenimento di base dei nemici di seguito verrà ottimizzato. Chiaro, gli Spectre, cioè non c'era neanche il dubbio, il Mago dell'Abisso, i Nobushi, i Kairagi e il Trio delle Rovine, tra Guardia, Cacciatore e Colosso. Molto bene, perché diciamocelo, chi mai ha avuto piacere a farmare 35 miliardi di Spectre? Funzione di tracciamento delle specialità locali. Ha aumentato il numero massimo di indicatori sulla mappa. Per aiutare tutti i viaggiatori a trovare le specialità locali più rapidamente, dopo l'aggiornamento della versione 5.0 sarà possibile individuare sulla mappa le specialità locali. Allora, praticamente qua si vede che c'è una specie di cosino blu, ora lo faranno vedere, esatto, che è praticamente dove i Small Lamp Grass si andranno a trovare. Quindi andare in quei punti con un personaggio che magari come talento passivo ha quello di farvi vedere le specialità di quella regione, renderà il tutto molto più semplice. Inoltre, il limite di indicatori totali sulla mappa aumenterà di 50. Questo può essere anche carino, dai. Dopodiché questo è fuori di testa. Noi siamo abituati che a ogni punto zero, di solito, mettono quelli che sono gli artefatti che sono usciti 2 anni prima, ok? Quindi in 5.0 ci saremmo aspettati artefatti della 3.0, quindi il Deepwood, il Gilded, eccetera. Signori, abbiamo anche il Mareshus Sea Hunter e il Golden Troop, ovvero gli artefatti che sono usciti nella 4.0. Questo insane. Dopodiché qualcosa di buono anche per la serentaiera dopo mesi e mesi di silenzio. Praticamente aumenteranno il carico, sempre in 5.0, di 1.6 volte. E questo ovviamente ci permetterà di mettere più decorazioni all'interno della serentaiera. Molto bene, io sono felice, però 1.6 volte, meglio di niente. Potevano impegnarsi un po' di più, magari nelle patch future. Dopodiché, ottimizzazione dell'uso dei piatti speciali e del sistema di cucina. Nella nuova versione per i piatti speciali è stato aggiunto un suggerimento prima dell'utilizzo. Questa modifica riguarderà gli scenari seguenti. Utilizzo di piatti speciali nell'inventario, aggiunta di piatti speciali nella sacca di nutrienti e utilizzo di piatti speciali per rianimare un personaggio. In poche parole, il gioco vi chiederà se volete veramente utilizzare dei piatti speciali per fare una determinata cosa.
Vabbè, dopodiché quando si va a rianimare un personaggio, i cibi con meno stelle compariranno per primi. Questo va bene, tanto andiamo avanti tutti quanti di bistecche e uova. Dopodiché hanno aggiunto un filtro e una funzione cerca per le schermate di cibo. Non penso ce ne fosse bisogno, ma va bene. Abbiamo dell'ottimizzazione delle operazioni e della visualizzazione di alcune schermate. Praticamente il team degli sviluppatori ha ottimizzato alcune delle schermate più utilizzate, come per esempio la schermata di creazione della resina. Quello che succede ora è che quando andremo a fare le condensate avremo praticamente scritto quante condensate abbiamo su schermo, perché chiaramente cliccare sul simbolo della condensata e guardare era troppo difficile. Schermata di potenziamento armi mostra un'anteprima della quantità di ESP in eccesso, la cosa più inutile del mondo. E qua, signori, ci divertiremo un sacco, perché c'è l'ottimizzazione della schermata di visualizzazione delle informazioni personali. Praticamente verranno mostrati i personaggi con il livello di amicizia massimo, quindi il numero totale, come vediamo qua, appunto, characters at maximum friendship level 59, e il numero di stelle ottenute nei piani 9 e 12 dell'abisso a spirale. Ovviamente abbiamo anche l'immaginario in theater, che c'è già. Inoltre potremo mettere molti più personaggi nella galleria ed ovviamente anche un aumento per le name card. E come ultimissima cosa abbiamo l'avviso sulla lunghezza delle missioni. Questo vuol dire che praticamente se dovessimo su Genshin andare a fare una quest particolarmente lunga, il gioco appunto ci verrà a dire: ehi, guarda che stai per iniziare una quest molto lunga, quindi preparati. Ci può stare, assolutamente sì. Dopodiché abbiamo delle modifiche anche per quanto riguarda il Battle Pass. A me dispiace molto perché dopo aver raggiunto il livello massimo di reputazione in una determinata regione non sarà più possibile accettare le relative missioni reputazione settimanali. Questo vuol dire che tutti quei mora gratis a caso che si prendevano ogni settimana grazie appunto alle missioni della reputazione sono svaniti. Al posto delle missioni della reputation nel Battle Pass hanno aggiunto quella di portare su del livello dei manufatti. Ragazzuoli, questo era tutto per questo Parla con gli sviluppatori. Cosa ne pensate? Io mega in hype per il mondo a livello 9, contentino per la teapot e finalmente potrò flexare tutti i miei personaggi a friendship livello 10. Fatemi sapere qual è la vostra feature preferita e noi ci ribecchiamo in un prossimo video. Koto out!